Eccoci, buonasera, buonasera a tutti. Siamo qui con Don Dante Carraro che saluto. Ciao Dante, buonasera, Ciao ciao. Giuseppe, ciao, ciao, Era ciao. la nostra diretta del Festival della Salute Globale nella pagina Facebook. Adesso poi entreremo subito in tema. Dante Carraro è una figura molto nota per tutto il lavoro che fa il QAM, l'Associazione Medici con l'Africa. Prima di entrare volevo chiederti come stai innanzitutto, come vanno le Dai, cose. È a Padova? stiamo bene, sì, sono rientrato una ventina di giorni fa dal Sud Sudan, è stato l'ultimo paese, adesso sono qua solo Soletto, si lavora molto a distanza, il lavoro impegnativo proprio perché anche in Africa purtroppo il virus sta crescendo e quindi siamo ben sul pezzo, ecco, mi viene da dire. Adesso ci arriviamo. Quando tu dici solo Soletto, intendi dire che sei a casa in questo momento, ma a Padova siete tanti che lavorano in Italia, sono tanti. Quanti siete? È una grande comunità. Insomma, una grande comunità, dire quanti siamo, sicuramente la rete dei quasi 5.000 volontari che abbiamo distribuiti sul territorio, ci sono, però abbiamo anche 3.000 persone sul campo, 3.000 operatori, di cui il 10% sono italiani e europei, ma tutti gli altri sono colleghi, driver, watchmen, africani che lavorano con noi, per fortuna, ecco, noi siamo medici con l'Africa. E quel con per noi è espressione anche di queste cose. QAM poi, questo non tutti lo sanno, vuol dire invece collegio universitario aspirante medici missionari, no? Parola Medici missionari. difficile che abbiamo Sì. deciso di semplificare con Medici con l'Africa, quindi siamo in gran parte operatori sanitari, che vuol dire medici, infermieri, ostetriche, ma anche logisti e anche amministrativi, perché dopo i conti bisogna farli bene. L'Africa, perché è il continente che abbiamo scelto, credo che siamo forse l'unica organizzazione non governativa che ammette l'Africa proprio nel proprio nome, perché è lì che il gap sanitario è più forte, in particolare l'Africa subsahariana, e poi il CON perché contraddistingue uno stile, un modo, non vogliamo assolutamente essere per l'Africa, non andiamo a salvare nessuno, non siamo noi i salvatori del mondo, insieme si affrontano i problemi, si soffrono, si analizzano. E si cerca di trovare delle risposte, delle strade per costruire un futuro insieme. L'Africana, la Uganda, la Tanzania, il Mozambico, l'Angola, la Sierra Leone, sono i paesi in gran parte i più fragili. Noi abbiamo fatto una scelta, proprio quella della fragilità, perché è lì che pensiamo che un nostro contributo possa essere particolarmente significativo, attorno al concetto di crescere insieme. Ecco, la formazione per noi è vitale. Abbiamo tre scuole proprio formalizzate, insomma, di ostetriche, di infermieri professionali. Abbiamo una facoltà di medicina in Mozambico che stiamo sostenendo, molto training on the job che facciamo nei 23 ospedali dove stiamo lavorando. Ma siamo convinti che quella formazione, quella crescita è reciproca. Abbiamo bisogno noi di non far cadere dall'alto soluzioni che non esistono, ma dobbiamo noi ascoltare le situazioni e con loro, insieme a loro, tentare di individuare percorsi fattibili. Tu mi dicevi appunto che negli ospedali, nei 23 ospedali, negli ospedali dove le scelte di gestione sono prese non solo da voi, ma insieme o all'autorità locale o al vescovo, la chiesa, insomma, che C'è sono decisioni sempre, prese con i locali. assolutamente, è fondamentale, c'è sempre un consiglio, un comitato, un team di persone deputate, legalmente riconosciute, che si assumono la responsabilità condivisa di quella struttura, che vuol dire magari a volte rallentare un po' il passo, ma però quel passo che fai senti che è un passo proprio perché voluto, condiviso, discusso anche a volte tenacemente dagli attori che sono presenti, che vuol dire noi, che vuol dire appunto come dicevi tu, un vescovo, se è un ospedale diocesano, missionario, o il responsabile del distretto della zona, se è invece un ospedale governativo, o tutti e due comunque insieme. Ecco, si costituisce un team. E quel team prende delle decisioni, a volte lente, ma sicuramente molto più efficaci. E questo dà anche il senso del nostro lavoro,
non andiamo là a costruire castelli campati per aria, magari che sono esempi di efficienza, no, dividono tutti i problemi, si fanno dei passi, che quel passo quando lo fai è anche la prospettiva che dice che dopo 20 anni magari tu molli quell'aspetto, come è capitato. Noi abbiamo iniziato in Kenya nel 55, il primo medico è partito a gennaio del 55, il professor Dallago, e l'abbiamo mollato 10 anni fa il Kenya, proprio perché questo paese, lavorando insieme, costruendo insieme, abbiamo anche aiutato a fondare la prima facoltà di medicina a Nairobi, nel 68 mi pare fosse, ecco, i primi passi, e adesso è un paese che ha cominciato a camminare con le proprie gambe. Ecco, questo è l'approccio che abbiamo, nella speranza e nella consapevolezza forte e lucida che come dire, l'Africa è capace, è degna di costruire il proprio futuro con l'aiuto di altri, ma il vero protagonista dello sviluppo deve essere proprio la popolazione africana, la gente africana, le istituzioni africane. Queste scelte da prendere insieme sono anche scelte difficili da fare oggi nella situazione in cui siamo. Ci arriviamo tra qualche minuto, però prima vorrei dire ancora qualcosa. So che tu hai una certa ritrosia a parlare di te, però è importante perché le persone che ci seguono, molte ti conoscono, ma non tutte. Tu hai fatto anche una scelta, è una scelta appunto insieme. Tu, l'associazione si chiama appunto Medici Missionari, tu sei insieme sacerdote e medico. Ti sei laureato a Padova ai primi anni 80 e poi a un certo punto hai scelto di prendere l'abito, come si dice, diventare sacerdote, e poi hai fatto la scelta di entrare nel CUO e andare in Africa. Come è venuta questa tua scelta, diciamo? Come è maturato questa scelta? Ma è maturata prima di tutto nella consapevolezza che così anche questo che avevo accumulato come in parte esperienza, in parte sedimentazione di scelte che via via andavo facendo, l'esigenza di metterle e ad allargarle al mondo, specie al mondo dei più poveri. A Padova ho avuto la fortuna di sapere che c'era questa istituzione nata nel 1950, appunto, il cui presidente è proprio il vescovo, e quando insomma sono diventato prete ho detto al vescovo che mi sarebbe piaciuto proprio spendere la vita mettendola a disposizione di chi ha molto meno di noi, che parte da posizioni molto più sfavorevoli delle nostre, e quindi mi sono messo a disposizione e nel 94, quindi sono ormai 26 anni, sono arrivato al CUAM, inizialmente occupandomi del collegio, poi della formazione, poi occupandomi delle risorse umane in toto, vice direttore, e poi nel 2008 sono io un po' il responsabile. Direttore vuol dire lavorare tanto, con la fortuna di poter farlo insieme a un team di gente che lavora con me e che ringrazio, perché ovviamente si lavora insieme, insomma. Ma infatti io di loro volevo proprio parlare, perché io ho avuto la fortuna di conoscerti in un percorso che è nato prima del festival. Io avevo degli amici molto cari, ho degli amici, uno dei quali credo ci stia ascoltando, che è Pietro Veronese, che è un giornalista che tu conosci bene, che ha lavorato tanto in Africa per Repubblica, e mi avevano tanto parlato di te. E noi ci eravamo incontrati, ma ci siamo incontrati appunto in un percorso di costruzione del Festival della Salute Globale a Padova l'anno scorso, ai primi di aprile, ci eravamo visti prima, e incontrando te ho subito incontrato tanti tuoi collaboratori, devo dire molte donne, lo dico perché anche in casa editrice ci sono molte donne e hanno una qualità speciale ovviamente nella relazione, nella costruzione di comunità. Donne intelligenti, anche forti, come dire, resistenti, che sanno che devono combattere per ottenere quello che è. E credo che una grandissima cosa che colpisce del CUA, ed è chiaramente anche merito tuo, ma merito appunto di tutti i collaboratori, è questo forte senso del gruppo. I volontari che noi abbiamo
avuto al Festival sono stati creati, formati dal QAM, dalle persone, i giovani che si hanno fatto un lavoro fantastico. E questo senso che tutto si deve fare con il gruppo, nel gruppo, per il gruppo, appunto. Credo che l'esperienza africana sia stata da questo punto di vista fondamentale, no? Assolutamente. Beh, visto che hai citato davvero un carissimo amico, nonché maestro, che è Pietro Veronesi, ecco, che, perché insomma lui è stato con noi in Africa, in Angola, ha visto il lavoro, è uscito con questo libro formidabile scritto da lui con questo titolo che dice, racconta bene il nostro stile, Medici Invisibili, questo come posso dire, questa proprio mission che abbiamo, questa missione che sentiamo dentro di essere proprio invisibili, poter scomparire rispetto alla crescita che deve fare l'Africa. Non andiamo in Africa per metterci in mostra, non andiamo in Africa per primeggiare, per dire quanto bravi siamo, il tentativo almeno, ecco, è questo. E lo stile invece di essere una sorta di lievito dentro una pasta, il lievito scompare e insieme si riescono a fare le cose. E poi la ricchezza in alcune cose di avere le donne portano dentro in una sensibilità maschile, perché dopo ci sono anche i maschi, insomma, e dentro al QAM ci sono stati momenti anche storici dove sicuramente il ruolo delle donne era meno valorizzato, ma non è stato merito mio, è proprio un'evoluzione anche il fatto, per esempio, che anche molte figure di operatori sanitari, di medici, sono femmine. Noi abbiamo il Mozambico, ci pensavo l'altro ieri, credo che su una trentina di persone che abbiamo come operatori espatriati che sono là, credo che siano due i maschi, per dire proprio come anche il profilo un po' sociologico, ecco, della nostra società, ma anche del QAM, sta cambiando anche in riferimento a questo, ed è una ricchezza, lo ribadisco. Io penso che anche come Chiesa, se avessimo un po' così di più apertura anche in termini di responsabilità nei confronti delle donne, da questo punto di vista ammiro molto anche Papa Francesco, ecco, che credo che stia anche spingendo la Chiesa verso questa direzione. Sempre a proposito dell'insieme, dello stare insieme, della fragilità, oggi siamo dentro una tragedia globale, o comunque una vicenda che riguarda tutti e che rende tutti, o dovrebbe rendere tutti, consapevoli di questa fragilità. Il QAM è stato una dei primi associazioni che ha lavorato sull'idea della salute globale, no? Quando noi abbiamo pensato con Ricciardi, con Walter Ricciardi e Stefano Vella, di proporre al comune, all'università, che hanno abbracciato l'idea, anzi li ringrazio moltissimo, di fare il festival a Padova. QAM era un riferimento obbligato, ma non solo perché QAM è a Padova, ma perché il pensiero della salute globale è stato sviluppato moltissimo dentro. Oggi la pandemia ce lo rende evidente. Ce lo puoi dire con due parole anche tu? Che cosa vuol dire che esiste una salute globale? Come si intrecciano i vari fattori? Banalmente uno può dire che fino a qualche anno fa molta gente era convinta che doversi proteggere dallo straniero in genere, nero tanto più, ecco, dico, e perché portavano qua malattie, portavano qua no, tutto ciò che di peggio magari si poteva pensare. È bastato poco, un essere invisibile, talmente piccolo che servono strumentazioni molto sofisticate per evidenziarlo che è un virus, per accorgersi che adesso è esattamente il contrario, e che quel filo che separa l'una parte del mondo dall'altra è assolutamente un filo estremamente esile, e ti fa capire come adesso magari rischiamo di essere noi gli untori, no? Quelli che portano in giro la malattia, e gli africani
No, sì, magari si difendono, ecco, da questo, per dire proprio come siamo davvero in un unico mondo, non esistono frontiere, il virus sta dimostrando che non esistono frontiere, perché? Perché siamo ormai veramente un'entità unica e che niente, penso all'istruzione, alla cultura, no? Sono quei beni che dobbiamo salvaguardare in quanto unici, in quanto uniti, in quanto, come posso dire, patrimonio di questo unico mondo, di questo unico pianeta in cui viviamo, che o li salviamo insieme, o li perdiamo tutti, ma no, non si salva nessuno. Per quel motivo io adesso sto dicendo che anche il tema del virus in Africa, di questa pandemia che sta toccando e crescendo in Africa, ci riguarda comunque anche quella da vicino, perché se scappa di mano in quel continente, comunque ce le ritroviamo dopo a casa nostra un'altra volta. E quindi dobbiamo, ecco, con tanta umiltà e con tanta voglia di affrontare i problemi, non di lasciarli correre, ma affrontarli insieme. Ecco, quell'insieme, quel con che salta fuori per l'ennesima volta, che è l'unica modalità vera per affrontare i problemi di questo nostro... Quando tu dicevi l'istruzione come la sanità è un bene comune, tra l'altro è totalmente collegato. I popoli più educati, per esempio, sono quelli che fanno più prevenzione medica, no? Quindi, come dire, non esiste un livello la cultura e l'altro livello e l'altra sfera che la sanità. Ma veniamo adesso all'Africa. Tu ci hai detto all'inizio della nostra conversazione che sei stato in Africa l'ultima volta il 15 marzo in Sud Sudan. Ecco, qual è la situazione che hai trovato e qual è la situazione che oggi... sappiamo poco dell'Africa in realtà, pochissimo, perché i telegiornali ci parlano sempre giustamente dell'Italia, poi arriva l'Europa, poi arriva gli Stati Uniti, qualche piccola incursione, la Cina perché è nato lì. Dell'Africa sappiamo molto poco. Allora dici qual è la situazione, sì, che hai trovato. Sì, la prima osservazione proprio è quella che l'Africa non esiste. Esiste l'Etiopia, esiste il Sud-Sudan, ogni paese ha la propria, e questo è anche questo un elemento culturale che è difficile far passare anche alla nostra gente. Voglio dire, c'è un paese come il Sud Sudan che vive situazioni drammatiche. Basti pensare che di base, prima del virus, il Sud Sudan numeri anche di risorse umane incredibili, un'ostetrica per 20.000 mamme che partoriscono, un'ostetica locale, quindi situazioni sanitarie indescrivibili, incomprensibili con noi. Il Sud Sudan, vicino al Sud Sudan c'è il Kenya. Kenya ha una situazione sanitaria molto diversa, molto più strutturata. L'Uganda stessa è vicina al Sud Sudan e ha un sistema, per esempio, di approccio e di affrontare i virus e le epidemie in maniera molto più strutturata rispetto ad altri paesi, ecco, per dire. Quindi, scusami se ti interrompo, per farci capire. Tra questi paesi c'è più differenza di quanto non ci sia, per esempio, tra i sistemi dei paesi europei. Assolutamente sì, assolutamente sì. Voglio dire, l'Uganda, noi abbiamo iniziato a lavorare in Uganda nel 58, quando abbiamo iniziato avevamo 70-80 espatriati e pochissimi risorse umane locali. Adesso è esattamente il contrario, il rappresentante del QAM in Uganda è un Karimo John, Peter Locioro, che ha studiato, si è formato e fa parte di quella classe dirigente che l'Uganda si è formata, e la nostra presenza in termini di bianchi si è molto ridimensionata. Un paese che è in grado, per esempio, di affrontare l'Ebola, quasi ricorrente, un anno sì, un anno no, a queste situazioni, perché ha un sistema di controllo molto più efficiente rispetto al Sud Sudan, dove tutta questa cosa non esiste. Si potrebbero fare tantissimi esempi. Quando si parla d'Europa, non c'è dubbio che il sistema sanitario italiano ha delle differenze rispetto a quello tedesco o a quello francese, però insomma è un sistema sanitario pubblico che, al di là delle differenze, ha una sua capacità di tenuta. Altri paesi, penso a vicino al Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, in tutto il paese ha 4 pediatri
questo ti dice solo, oppure sapendo che tutta la situazione rurale e periferica della Repubblica Centrafricana è fuori controllo. Quindi come dicevi l'altro giorno, mi dicevi in Sierra Leone ci sono solo due letti di terapia in tutto il paese, due letti di terapia intensiva e un solo anestesista, il dottor Coroma, mi pare, che è pazzesco. No, è così, anche su questo, allora, rendersi conto che di fronte a un virus di questo tipo tu hai situazioni come quella della Sierra Leone, ti fa capire come l'unica risposta vera è quella di contenere l'epidemia, di lavorare per contenere l'epidemia. Perché? Perché se scappa di mano non c'è alcun dubbio che può diventare davvero un disastro. Siamo fiduciosi che questo non possa capitare, ci sono degli elementi di fiducia, il fatto che c'è una popolazione giovane, l'età media, penso all'Etiopia, 120 milioni di abitanti, un paesone grosso, va bene, ecco, e il 50% della popolazione è sotto i 18 anni, quindi la speranza, la fiducia è che se anche l'Ebola dovesse, scusate, se il coronavirus dovesse espandersi, beh, insomma, la capacità di questi giovani, adulti o adulti giovani, insomma, sia molto più forte rispetto al numero di anziani che c'è. Però è anche vero che, per esempio, c'è una promiscuità sociale molto forte ad Addis Abeba, 5 milioni di abitanti, se il coronavirus entra lì e si espande, fai fatica a salvarti. Oppure penso alle comorbidità, l'HIV, il 50% sappiamo che l'HIV è molto diffuso, e il 50% dei sieropositivi non sono in trattamento e quindi hanno un sistema immunitario molto più deficitario, e se lì si beccano il coronavirus diventa, ecco, quindi ci sono situazioni e situazioni che vanno governate. Attualmente, se posso dire, ci sono 22-23 mila casi in tutta il continente, concentrati molto tra Egitto, Algeria, Marocco nel nord e Sudafrica, quasi 3.500 casi. E poi nell'Africa subsahariana molto, alcuni paesi stanno preoccupando, ci stanno preoccupando, e anche qui, per esempio, qualcuno dice che il calore uno dei paesi dell'Africa dell'Ovest che sta avendo molti casi, come il Camerun, per esempio, è un paese fragilissimo, è un paese caldissimo, e però appunto i casi stanno crescendo a ritmo importante. Nell'Africa dell'Est per adesso abbiamo un'Europa lista che è circa il 10% in più ogni giorno di crescita, sapendo che i dati sono quasi sicuramente sottostimati, perché la capacità anche di fare un tampone è molto residuale, in capitale ci sono questi laboratori, e quindi la sottostima, ma in parte anche i paesi fanno fatica a dare i dati reali, perché è un segno di debolezza e tentano a dartela, quindi insomma sappiamo che sono sottostimati, ecco, motivo per cui bisogna lavorare sul contenimento. L'hanno fatto i paesi bloccando questo, creando difficoltà, perché chiudere un aeroporto vuol dire che non si entra e non si esce, anche per i nostri volontari che abbiamo giù, e poi negli ospedali, quindi sono 23 strutture ospedaliere che stiamo sostenendo, e su quello là si sta lavorando con i DPI, cioè i dispositivi di protezione individuale, e le unità di isolamento, perché anche questa, le unità di isolamento, so dire quanto importante sono, che tu fai il triage. Quindi hai un paziente che magari è sospetto per avere la febbre, la tosse e magari un po' di difficoltà respiratorie, lo metti in queste unità di isolamento, isolandolo dal resto dell'ospedale. Quelle persone sospette
non rischino di contaminare pazienti e personale sanitario dell'ospedale e garantire il servizio per non i morti ordinari, i morti, cioè i parti, i bambini che hanno bisogno, che hanno una meningite. Quindi è fondamentale tenere aperto l'ospedale e dare un'assistenza sicura a questi altri casi. Non voglio ripetere l'errore che ho fatto prima parlando genericamente dell'Africa, e giustamente tu c'eri, no, ma c'eri, hai richiamato. Allora non parliamo genericamente. Qual è la reazione dei diversi governi? Cioè, quali sono le politiche? Negli articoli che ho letto in questi giorni sulla rivista Salute Internazionale, dei bravi medici, Giovanni Putoto, di cui tu hai appena parlato, discuteva con altri vostri collaboratori, per esempio. Alcuni avevano qualche critica sulle politiche di chiusura, lockdown, mentre invece Giovanni diceva no, è vero che possono generare problemi economici e questo è gravissimo in certe zone dove spostarsi anche a piedi per chilometri è essenziale, però dall'altra parte è necessario. Tu mi raccontavi che voi fate degli interventi anche specifici su questo tema, quindi la domanda, sono due domande. Primo, i diversi governi dei paesi in cui è presente Cuba, come reagiscono? Che provvedimenti stanno prendendo? Simili ai nostri, diversi? Secondo, cosa sta facendo Cuam rispetto a questa situazione? Allora, guarda, noi siamo presenti in 8 paesi e devo dire che in tutti e 8 i paesi le disposizioni che hanno preso i governi sono abbastanza comuni. Per esempio, la chiusura degli aeroporti, non era mai capitata, è abbastanza, vale per l'Angola, che è stato il primo paese, vale per la Sierra Leone, vale per la Repubblica, l'Uganda, Mozambico, e se non c'è la chiusura, c'è la riduzione molto forte dei voli stessi. Per cui, per esempio, anche Addis Abeba, che ha un grosso aeroporto, una compagnia aerea poderosa, perché l'Ethiopian Airlines è una delle compagnie aeree che a livello africano è fra le più, forse è la più grossa in assoluto, più dell'Egyptair ancora, e hanno non chiuso l'aeroporto, ma hanno ridotto i voli. Questa è stata una misura abbastanza comune. Così come comune, con gradazioni diverse, è il lockdown, così chiamato, cioè per esempio la chiusura delle scuole, la chiusura dell'università, la chiusura dei trasporti pubblici e una riduzione dei mercati. Ecco. E quindi sono abbastanza condivise. Io personalmente credo che, e su questo devo dire che anche l'OMS è abbastanza concorde, sia una misura che vada presa, perché è un po' come da noi, cioè sto virus qua in particolare rispetto all'Ebola, cos'è che ha? Ha una letalità molto più bassa, però ha una capacità di diffusione che è molto di più. Noi abbiamo avuto dei casi positivi come i nostri volontari, e solo partecipare a dei tavoli di lavoro a livello ministeriale, noi facciamo parte delle task force che a livello di Ministero della Salute dei vari paesi si siedono e contribuiscono a delineare gli orientamenti che il paese deve prendere. E basta veramente pochissimo per trovarsi a essere seduto a contatto con un positivo e magari dopo 2-3 giorni scopri che hai la febbre, fai il tampone e scopri che sei positivo, sperando che non aggravarsi, per non cadere poi in quelle situazioni che dicevi prima. Quindi ha una capacità di diffusione. Quindi il contenimento è una misura che stanno prendendo tutti i paesi e devo dire che condivido nel suo insieme. Ha dei costi sociali importanti e su questo bisogna intervenire. Allora, accennavi a quello che noi si sta facendo e faccio dei casi molto concreti. La prima grande misura è quello di, per esempio, il blocco dei trasporti pubblici rende
le aree più rurali e marginali rispetto anche alla posizione dell'ospedale, più disagevoli, più disagiate, di solito chi abita più lontano è più povero, e quindi rischi che quella mamma incinta che magari pensava di poter venire all'ospedale a partorire in sicurezza, eccetera, non lo possa fare perché i soldi per un taxi privato non ce li ha, e quindi decide magari di partorire a casa. La stessa roba vale per un bambino che ha la meningite o un bambino che ha la diarrea. Allora, per esempio, avere dei servizi di trasporto con le ambulanze quando ci sono, ma a volte anche proprio con le motorette, quei 125 gratuito, con un voucher che noi diamo alla mamma quando viene a fare la visita, e quando si avvicina il momento del parto lo dà al ragazzotto che trova e gli dice: con questo mi porti in ospedale. La porta in ospedale, arriva nel gate, fa scendere la mamma e si avvicina alla cassa il ragazzotto e gli dà il voucher e viene rifuso, viene insomma pagato, ecco, del servizio dato. Questo è uno dei proprio delle cose più elementari che stiamo facendo proprio per non penalizzare il più povero per l'ennesima volta, anche per ridurre questi costi sociali. Ma noi lo stiamo dicendo anche ai donatori internazionali. Mi stiamo dicendo: benissimo, ma guardate che le prime robe che dovete sostenere, vabbè, anche i dispositivi, anche per proteggere il personale sanitario, perché non possa succedere magari che i morti, no, degli operatori sanitari, come è capitato, e così via, ma anche per ci sono dei gruppi vulnerabili, particolarmente vulnerabili, che dobbiamo proteggere. E noi che ci occupiamo di sanità pensiamo che le mamme e i bambini sia per l'ennesima volta i gruppi più vulnerabili che vanno protetti. Abbiamo parlato delle reazioni… Scusami Giuseppe, sì, ti interrompo per dire, quando prima dicevo l'importanza… Cosa capita? Capita che quando c'è un virus, un'epidemia, fa paura e la gente rischia di non venire in ospedale. Perché non può, ma anche perché ha paura dell'ospedale. Allora fare una unità di isolamento separata, dove tu metti i casi sospetti e liberi l'ospedale e dire: guardate che l'ospedale è sicuro, venite, non abbiate paura di venire. Tenere aperti i servizi sanitari è fondamentale, fondamentale. Questa è una lezione che abbiamo imparato, per esempio, quando abbiamo avuto l'Ebola in Sierra Leone. Ma questo mi porta appunto a affrontare l'altra parte della questione, perché appunto nel contrasto di un virus del genere non basta che ci siano comportamenti, diciamo, avveduti da parte delle autorità, e non basta neanche che i medici, nel caso specifico i medici che operano sul territorio del QAM o locali, dicano le cose giuste. Ci vuole quello che si chiama capitale sociale. Cioè ci vuole la responsabilità collettiva, ci vuole un comportamento da parte di tutti noi. Allora, questa è una questione di cui mi ricordo che parlammo con te uno dei primissimi incontri, perché il capitale sociale si basa sulla fiducia, è l'ingrediente fondamentale. Tu prima hai parlato del lievito che fa crescere la pasta. Io in questi giorni mi esercito a fare la pasta frolla, perché mi trovo molto distensivo. Ecco, e bisogna essere rapidi, come nel caso, in cui certi casi, nell'intervenire, poi bisogna amalgamare questi componenti. Ecco, la fiducia è l'ingrediente fondamentale, è il lievito fondamentale, ed è quello che distingue. Tu a un certo punto mi dicesti, e vorrei che lo ripetessi: guarda Giuseppe, che non tutti i paesi africani hanno lo stesso livello di fiducia o sfiducia. Ci sono dei paesi dove, nel giro di pochi anni, abbiamo fatto grandi passi in avanti nella fiducia degli africani in se stessi, perché poi anche questo è il tema, o no? E credo che questa è anche una prova importante di questo, o sbaglio? No, assolutamente è così. Come posso dire, e la fiducia te la devi guadagnare, perché la costruisci insieme. Ecco perché noi, per esempio, crediamo che la presenza anche in un contesto africano deve essere medio-lunga, e io dico sempre all'inizio, per esempio quando entriamo in un'area nuova, eccetera, dico
you know that when we start, we stay. Quando iniziamo, noi stiamo, siamo qua, siamo in qua, insieme. E insieme vogliamo affrontare le cose quando sono belle e quando anche sono difficili, faticose, che è il motivo per cui anche in questi frangenti dove c'è un'epidemia, quando era l'Ebola e quando c'è adesso anche il coronavirus che fa paura, e ci stiamo. Ci stiamo con i nostri limiti, ma la affrontiamo insieme. E l'africano, le istituzioni, ti studiano per questo. Vogliono sentire che tu sei là con loro e lo costruisci insieme, quella fiducia. Ecco allora che anche una situazione di crisi, di epidemia, quando qualcuno rischia di andarsene, voglio dire, il fatto di costruirla e scegliere insieme, ecco quel con, avere anche il coraggio di affrontarla insieme, la situazione, diventa un punto di forza molto importante. Poi ci sono dei paesi che magari hanno una storia, che ne so, meno traumatica e gli viene più facile far questo, altri paesi che hanno storie di, per esempio uno degli effetti secondari rilevantissimi delle guerre, degli scontri, delle armi, è proprio questo, quando tu pensi che le soluzioni sono con il fucile, con la distruzione dell'altro, e invece coltivare questo bene sociale che è la fiducia in te stesso e nell'altro, è il capitale umano di cui tu parlavi, che è l'unico in grado di affrontare le vere situazioni. In questi paesi dove operate, scusami Dante, per esempio fammi dei casi di paesi che in questi anni sono cresciuti, sono migliorati, hanno una qualità della vita pur nelle difficoltà, perché questo è importante dirlo. Assolutamente. Per esempio devo dire che la Sierra Leone, dove abbiamo avuto per esempio l'esperienza dell'Ebola, è un paese che è debole, fragile, ma ha imparato a fidarsi, sta imparando insieme, noi ci stiamo anche imparando, e vuol dire affrontare le cose insieme. L'Ebola è stato un paradigma che ci dà anche, che è stata per noi una scuola di formazione, per quello anche che stiamo affrontando adesso col coronavirus, che è un virus che ha una letalità, lo ribadisco, molto più bassa. Perché? Perché per esempio anche la governance, cioè un distretto di come Pugeon, dove noi eravamo, di 375.000 persone che ci vivono, un unico ospedaletto con 75 centri sanitari periferici, avere un approccio unitario su quel distretto e farlo insieme con le autorità locali, decidere alcune cose insieme, è stato fondamentale per avere un approccio efficace, efficiente e anche rapido. Questo vuol dire definire le politiche col personale sanitario di questo distretto tutte insieme, definirle insieme, no? Quanti incentivi, quante supervisioni, quanto materiale di protezione, come distribuirlo, farlo insieme con loro. Noi avevamo un gruppo di 5 persone, era impossibile per noi affrontare una popolazione di 375.000 persone se non coinvolgevi le istituzioni locali e lo facevi insieme. Ecco, per dire, penso poi a tutta l'approccio di sanificazione degli ambienti, lo smaltimento dei rifiuti, dove mettere e come fare le fosse settiche perché ci potesse essere un livello. Tutte queste decisioni vanno fatte insieme con loro. Pensa poi l'ultimo elemento che è stato vitale ed è quello su cui stiamo lavorando adesso, iniziando a lavorare proprio anche per l'epidemia di coronavirus, il coinvolgimento delle comunità. È stato fondamentale prendere e andare nei villaggi, spiegare loro l'awareness, cioè rendere cosciente che non è, per esempio, che non ci sono gli untori, far capire loro, per esempio, che non è magia
non è divinità, non è castigo. Io lo dico da prete, non è il castigo di un Dio cattivo che ti punisce, eccetera. No, è una malattia di fronte alla quale bisogna difendersi e rendere le norme igieniche di base. D'accordo, a volte non c'è l'acqua, ma dove c'è, renderla disponibile il più possibile, norme igieniche di base, ecco, coinvolgere le comunità, comunicare è fondamentale. Ecco, tutto questo è possibile quando hai investito in anni di fiducia e fiducia reciproca. Quello che tu dici ovviamente lo possiamo leggere tutto come riferito anche a noi. Cioè, quando si parla di fiducia, di comunità, pensa a tutta la questione dei medici di base. Pensiamo oggi che vediamo la sanità lombarda, che ci è sempre sembrata la sanità migliore per competenza, efficienza, dopodiché ci viene detto che è stata fatta una scelta sbagliata, di ridurre l'assistenza sul territorio, l'assistenza domiciliare, la figura fondamentale del medico di base. Oh, parliamo di questo, no? Parliamo della stessa cosa, la fiducia. La fiducia e anche il pensare a un sistema. Questo è un altro concetto fondamentale di cui insomma i miei maestri, penso anche a persone che hai citato prima, da Ricciardi a Vella a Gavino Maciocco, che è un mentore per quel che mi riguarda, no? Come la salute è un sistema sanitario, sta in piedi sì con l'alta specializzazione di un ospedale, ma se tu perdi per strada il territorio, quella rete distribuita, incognita, nascosta, invisibile dei medici di base, e non li fai squadra con te, è un dramma, che è quello che è capitato in Lombardia. Adesso non voglio esagerare nei toni e nei termini, ma è una leva fondamentale, che è il motivo per cui, quando chiedono anche al QAM, ma qual è l'obiettivo finale del QAM? L'obiettivo finale del QAM, quando si parla di sanità come stiamo facendo, è rafforzare i sistemi sanitari dei paesi poveri nei tre livelli: ospedale, centro sanitario e comunità, villaggio. Se tu perdi per strada uno di questi elementi, sbagli, non funziona, che è quello che abbiamo purtroppo sperimentato in una regione che, è vero, ha investito molto nei grandi centri di primo livello, no? Altamente specialistici, e rischi di investire poco in quella sanità territoriale che invece è l'altro. Hai delle discriminazioni che alla fine sono dirompenti socialmente, no? E fra l'altro, fra l'altro potrebbe essere una sanità molto meno costosa e molto più distribuita, che poi solo se la comunità è sana tu puoi avere un vero sviluppo, perché se tu garantisci la sanità solo a un gruppo benestante, voglio dire, non garantisci quella piattaforma sulla quale si può costruire un vero sviluppo anche economico. In questo senso dico che la salute è un bene comune assieme a ambiente, istruzione, cultura, che senza la quale non ci può essere un vero sviluppo, ecco, del pianeta. Noi ci avviamo alla conclusione della nostra chiacchierata. La penultima cosa di cui vorrei parlare con te, visto che abbiamo parlato di cose apparentemente impalpabili come sono la fiducia, il bene comune, la comunità, in realtà sono cose concretissime, di una cosa molto concreta che è l'economia, che è le risorse, di cui anche un'associazione forte, ampia e storica come il QAM ha bisogno ogni giorno, così come tante altre associazioni che operano. Tu prima parlavi dei donatori. Un nostro interlocutore, Giuseppe Ragogna, ha chiesto come cambierà la cooperazione internazionale dopo questo virus. La domanda molto, molto concreta che ti volevo fare è: tu temi che in questa situazione di crisi anche dei paesi più ricchi possa ridursi le energie e le risorse che spendiamo? L'Italia ha fatto progressi, mi sembra, come governo, ma sta sempre sotto gli obiettivi fissati all'ONU e altri paesi. Qual è la situazione oggi? La situazione è che
che c'è difficoltà in Italia, basti pensare alle discussioni che si sta facendo rispetto all'Europa. Io mi auguro che l'Europa ritrovi se stessa, ecco. Sono mortificato, io sono un europeista convinto, però devo dire che i dibattiti di questi giorni che siamo costretti a fare non danno, insomma, sono deprimenti. Ecco, io mi auguro che si ritrovi lo spirito fondatore, ecco, di quello come l'Europa si era pensata. Detto questo, non c'è dubbio che i paesi europei occidentali sono provati da questa crisi e quindi anche le donazioni internazionali, i donatori internazionali sicuramente saranno in difficoltà, così come questi istituzionali, ma anche i donatori privati, perché noi abbiamo due gambe del nostro stare in piedi, quello istituzionale e quelle le donazioni private, e non c'è dubbio che siamo tutti preoccupati, ecco. Per cui, a fronte di questa situazione, solo con uno scatto forte, di coscienza forte, di consapevolezza fortissima, che dobbiamo tirar fuori tutte le energie che abbiamo e tutte le risorse che abbiamo per costruire un mondo più distribuito, più equo, perché solo così riusciamo ad affrontare le sfide future impegnative che abbiamo, e se no non lo so, ecco, io mi auguro questo, ecco. Quindi la difficoltà c'è, ma bisogna costruirla con la consapevolezza che solo insieme, anche qui ritorna, si affrontano questi temi. Beh, non ci sono altre strade. Per quel che vale, devo dire, come casa editrice, chiedo a tutti quelli che ascoltano di replicare questo messaggio, non soltanto per sostenere QA, ma per sostenere in questa fase tutti coloro che fanno un lavoro straordinario. Noi usiamo troppo la parola eroi in questo momento, anche a sproposito, ma insomma, certamente persone come te, come Putotto, come gli altri che vanno costantemente in questo periodo, sono persone che ci rappresentano al meglio, diciamo, mettiamola così, rappresentano lo spirito di solidarietà anche europeo al meglio. Noi faremo un libro con Dante, lo possiamo anticipare, con Paolo Di Paolo, con un grande scrittore che ha lavorato con Dante, sono andati in Africa, ha testimoniato questa realtà, uscirà in autunno, e quindi poi, come dire, anche quello sarà un veicolo per mandare questo messaggio. Volevo chiederti un'ultima cosa, abbiamo pochi minuti, mentre io annuncio i prossimi tre incontri, volevo che tu, non ci siamo messi d'accordo, ma mi raccontassi una piccola storia. Cioè, mi raccontassi di una persona, che può essere un medico, una donna che avete aiutato, una piccola storia africana di cui tu sei stato testimone, che hai saputo, che è passata verso il QA per chiudere questa nostra chiacchierata. E nel frattempo dico che noi, in questi colloqui in cui animiamo il Festival della Salute, ricordo a tutti che il Festival della Salute Globale si terrà a Padova dal 12 al 15 novembre, l'abbiamo spostato a metà novembre, e che lo anticiperemo con una serie di colloqui. C'è stato Ricciardi, Stefano Vella, Mark Daibull, Savino Maciocco, e i prossimi incontri saranno il 27 aprile con Chiara Volpato e Camilla Carabini, la mia collaboratrice, il 4 maggio Emanuele Capobianco della Croce Rossa con Marco Simonelli, e l'11 maggio un grande medico italiano, Giuseppe Remuzzi e Laura Berti. Sempre il pomeriggio, dovrebbero essere, credo, intorno a quest'ora, ma comunque sul sito, sulla pagina Facebook del Festival della Salute. Allora, vogliamo finire con una storia possibilmente che porti a speranza, diciamo, ottimismo. Certo, ne ho più di qualcuna che mi segnano dentro, e che devo dire, quando perdo un po' di fiducia, pensandoci, è una sorta di pagina di Vangelo che mi porto dentro e che mi fa bene. L'ho già qualche volta detta, insomma, 20 ostetriche si laureano a Giuba, un paese che non ha appunto ostetriche, dopo 3 anni di grande fatica in un ospedale che è stato colpito dalla guerra, hanno sparato, e questi 20 studenti sono rimasti là con questa tutor Magdalene, e dopo 3 anni di grande fatica a Giuba si laureano
c'era il ministro della salute, c'era il vescovo e così via, e, a giugno era, e a settembre vado, si laureano, a settembre io vado in uno degli ospedali, eravamo a Rumbek, un ospedale del periferico rurale del paese, e entro in maternità e vedo che sta ragazza, insomma, sudanese, nera, nerissima, e con questi occhioloni bellissimi, insomma, mi viene incontro, mi abbraccia e dice: "Welcome, Father Dante, how are you?" "This is very fine. Do you remember me?" Non mi ricordo bene, no, dico, sono Amina, mi fa, e guardandomi gli occhi, fa, "I'm very proud", dice, sono orgogliosa, perché adesso sono ostetrica e sento l'orgoglio di fare la mia parte per il mio paese. Ecco, il sogno che mi porto dentro è proprio questo, di poter insieme dare questa possibilità alle tante energie e risorse che l'Africa ha, giovani che hanno voglia e chiedono di crescere per costruire loro la propria storia, e noi essere a fianco a loro, fare la nostra parte per dare queste opportunità ad Amina, a Peter, a John, a chi vogliamo, perché possa essere davvero un'Africa che cammina con la stessa dignità di porsi a degli altri continenti, per poter davvero costruire un mondo che sia dignitoso per tutti. Ecco, questa è la speranza che mi porto nel cuore e l'augurio che faccio anche a tutti. Grazie Dante, questa storia ci rallegra, e in questo momento in cui non possiamo abbracciarci, metaforicamente attraverso i web abbracciamo te come tutte le persone che lavorano in QAM e come tutti i ragazzi e le ragazze come questa di cui ci hai parlato, che diciamo insieme a noi, credo e speriamo, anche attraverso il dolore, anche attraverso la fatica, la sofferenza, possano costruire un mondo migliore in cui queste storie come quella che ci hai raccontato, che sono la cosa più bella, si moltiplichino. Quindi grazie ancora di essere stato con noi e continuiamo questo percorso, spero che ci rivedremo presto. Grazie grazie Giuseppe. Ciao.